Ciao ragazze! Allora, il video di oggi sarà sul rossetto rosso perfetto. Devo dire che ci ho messo veramente tanto, tanto per trovare appunto i rossetti top, quelli che piacciono appunto di più a me e quelli che penso siano un pochino più portabili. E sono andata appunto da high brand, quindi da Chanel, Dior, fino a brand comunque un pochino più per tutti. Appunto, quindi niente, rimanete a guardare e scoprirete quali sono i miei top 5. E se questo video vi piace, per piacere mettete un like al video e iscrivetevi al mio canale. A dopo, ciao! Allora, il primo top che ho circa da un annetto e mezzo e che per me è un rossetto meraviglioso è il rossetto della MAC. Questo è Ruby Woo della MAC, completamente matte, è uno di quei rossetti proprio che ti viene in mente Marilyn Monroe, ti vengono in mente tutte le star col rossetto rosso, Ruby Woo, non c'è nient'altro da fare. È uno di quei rossetti che stanno tutto il giorno, che si aggrappano alle labbra e non si tolgono più. Quindi, quello è un pro. Il contro è che secca molto le labbra. Però questo penso sia meraviglioso per un evento, oppure se proprio ci piace il rossetto rosso e non ci interessa di avere le labbra un pochino secche il giorno dopo, MAC Ruby Woo è meraviglioso. Adesso lo metto su e ve lo faccio vedere. Allora, prima di mettere un rossetto così pigmentato, io vado sempre a mettere una matita per le labbra. Questa l'ho presa assieme con Ruby Woo e questa è He Said, She Said della MAC, sempre. Quindi vado a contornare il contorno labbra prima e poi vado dentro con Ruby Woo. Ok. Allora, questo è l'effetto solo con la matita, che a me piace molto comunque. Adesso vado a mettere Ruby Woo. È molto pastoso. Però si vede subito l'effetto meraviglioso. Come potete vedere è proprio coprente, è bellissimo, è un rossetto con un tocco di viola all'interno anche, non so se in camera si vede come appunto è in realtà, sembra molto aranciato in camera, però è un rossetto con un tocco di viola, quindi sta bene a tutti, perché molte volte gli aranciati bisogna stare un po' attenti alla carnagione, soprattutto per i denti, sembrano molto gialli, invece se si usa un rossetto con del viola, del blu, fa risaltare anche il bianco dei denti. Quindi questo per me è Ruby Woo, provatelo, se avete uno store della MAC è famosissimo, quindi di sicuro magari lo conoscerete già, è uno dei top, il primo per me. Ok, dopo Ruby Woo della MAC c'è un rossetto della Maybelline. L'altro giorno sono entrata appunto in uno dei negozi dove vendono la Maybelline e ho trovato questi nuovi rossetti che sono i Matte Divine, qualcosa del genere. Questo è il 975 e sono veramente meravigliosi. Io ne ho provati un paio e proprio hanno un colore molto intenso e rimangono moltissimo. La texture che ti danno sembra un pochino quella di Ruby Woo, quindi seccano un pochino le labbra, però hanno proprio il colore pigmentato, bello intenso. Quindi adesso vado a provare questo 975 Divine Wine, quindi sarà un colore un pochino più sul vinaccio rispetto al rosso che abbiamo utilizzato prima. Allora, in questo caso vado ad utilizzare una matita della NYX, o NYX, come dir si voglia. Questa è la 01 Dark Soul ed è appunto un color vinaccio anche questo, quindi
contorno prima con questo e poi vado dentro col rossetto. Allora, rispetto alla matita che abbiamo utilizzato prima della MAC, questa secca molto le labbra. Quando cioè, la matita della MAC si potrebbe anche utilizzare da sola, quindi senza un rossetto sopra, perché è molto cremosa. Questa assolutamente no, a meno che voi non vogliate delle labbra che sembrano delle prugne, perché è secca veramente tanto. Era un po' che non la provavo e sinceramente mi si attaccano proprio le labbra, però è un colore molto bello. Ora vado con il 975 della Maybelline, che è fatto così, anche il packaging è molto bello, e proviamo a vedere. Allora, questo si sente già che è proprio più cremoso rispetto a Ruby Woo. Allora, anche questo mi piace moltissimo, nel senso che è un colore molto uniforme, probabilmente più un colore da sera rispetto a un Ruby Woo della MAC, che può essere utilizzato anche durante il giorno se a uno piace molto il rossetto rosso. Questo lo trovo molto scuro, non appiccica più di tanto. L'unica cosa che non sopporto è il profumo che ha. Non il profumo quando lo si annusa, ma il profumo che ti lascia un sapore in bocca. Si vede che ha molte, appunto, molte fragranze, molti profumi all'interno, e lo si può sentire all'interno della bocca quando, dopo un po' che lo si ha su. E questa è una cosa che io non sopporto dei rossetti, ed è per questo che non metto tanti rossetti, perché proprio mi dà fastidio all'interno della bocca, lo sento proprio. Però ha un colore molto bello, quindi se a voi non interessa quello o non lo sentite o magari sono io molto sensibile, colore molto bello. Perfetto, allora dopo questi due colori vado ad utilizzare un colore della quale, se avete seguito i miei video precedenti, ho già parlato, ed è il Color Rich di Blake Lively, il Pure Red, quindi questo qui, che a me è piaciuto moltissimo. È un colore secondo me un po' diverso rispetto agli altri colori, tende un pochino all'aranciato questo, però è un colore meraviglioso ed è qualcosa tra il, appunto, un colore matte e un colore traslucido, quindi è più un satin. E questo io lo metterò assolutamente senza lip liner, perché secondo me è uno di quei colori che si possono anche mettere tranquillamente così. Quindi questo è appunto il Color Rich Blake Pure Red. Ok. Ok, questo è il Color Rich di L'Oreal. Un colore molto bello, una texture molto molto bella, è un pochino più cremoso rispetto agli altri due, quindi non ti lascia le labbra secche, che è una cosa che a me piace molto, e ti dà un colore molto intenso, che senza la matita è veramente difficile trovare un rossetto del genere che è così rosso, che ti lascia appunto così tanto colore. Quindi questo è veramente un colore molto bello ed è un colore per tutti i giorni, nel senso che non hai bisogno appunto di avere anche una matita con te, quindi puoi tranquillamente usarlo durante il giorno, puoi ritacciarlo durante il giorno. Molto molto bello. Allora, le mie labbra ormai si stanno staccando con tutti questi colori che sto provando, però siamo arrivati agli ultimi due colori. Allora, il penultimo è un liquid lipstick della NYX. Questo è il colore 03, che io ho veramente da tantissimo, che utilizzavo prima, adesso sinceramente non più tanto, solo ed esclusivamente perché secca tantissimo le labbra. È uno di quei colori che, se non si ha tantissimo
tantissimi soldi da spendere per dei rossetti è meraviglioso, perché costa tipo 4-5 euro per un colore veramente bello, pieno, uno di quei colori proprio che rich, bello. Il problema è che non ti senti più le labbra a fine serata, quindi proprio si vede che si rompono anche, non le labbra ma il colore, si rompe durante quando parli, e a me questa è una cosa che non sopporto, però colore molto bello. Allora, quindi sì, anche questo colore dell'NYX è bellissimo, perché è un colore bellissimo. Vorrei solo che non si distruggesse dopo 2 ore, perché è veramente... si sta già attaccando. Quando si capisce che si seccano, è quando facendo così le labbra si attaccano, si appiccicano. Sento proprio già che sta iniziando a risucchiare le mie labbra, per proprio aggrapparsi alle labbra. È un peccato, perché è veramente bello e costa veramente poco. Quindi se avete un NYX vicino a casa, andate a provarli questi. Ci sono anche i nuovi che si chiamano Lingerie, che sono veramente veramente belli. Hanno lo stesso problema, che ti seccano tantissimo le labbra, però sono dei colori meravigliosi. Allora, siamo arrivate all'ultimo rossetto, che è un rossetto meraviglioso, della quale io mi sono innamorata follemente. E... Chanel. Allora, ne ho provati tanti. Ho provato Dior e non mi è piaciuto per niente. Ho provato Yves Saint Laurent, sì, buono, ma niente di che. Per me Chanel, per i rossetti, è proprio il top. Se dovete comprare qualcosa da Chanel, comprate assolutamente i rossetti, poi sì, hanno altre cose, ma come fanno loro i rossetti, secondo me non li fa nessuno. Questo è il Rouge Allure Ink, che sono i nuovi rossetti appunto di Chanel appena usciti, e sono delle tinte, sono fatte così. Sono dei colori meravigliosi, ce ne hanno dai naturali al vinaccio. E questo è il numero... dove c'è scritto? 152. E avevo provato anche il 150, se mi ricordo bene, sì. Però il 150 era un pochino troppo aranciato. Questo invece è proprio il rosso perfetto. Per me questo è il colore perfetto, la texture perfetta, il rosso perfetto, è il rossetto rosso per eccellenza. Allora, questo rossetto si può utilizzare con la matita o senza. Io vi farò vedere com'è appunto senza, perché rende un pochino di più. Allora, questo per me è il rosso per eccellenza, proprio non c'è niente da fare, è bellissimo, spero che risalti in camera perché è veramente bellissimo. Anche questo è uno di quei rossi con un tocco di viola all'interno, ma la cosa più bella è che non appiccica, quindi rimane molto cremoso sulle labbra nonostante sia comunque completamente matte. E più si va avanti con la giornata, più il lucido va via, però il rossetto sotto rimane completamente intonso, meraviglioso. Quindi Chanel, come al solito, fa dei rossetti stupendi. E ripeto, questo è il 152 Rouge Allure Ink di Chanel. Allora ragazzi, questo video è terminato. Spero che vi sia piaciuto, ma soprattutto spero che vi sia stato utile. Ho ricevuto abbastanza richieste su appunto dei rossetti che potessero essere validi, anche se costosi, ma validi.
Quindi mi sono divertita molto a fare questo tutorial e soprattutto cercare prodotti che potessero andare per tutti. Spero che vi sia piaciuto, se così dovesse essere ricordatevi di mettere il vostro meraviglioso like e di iscrivervi al mio canale per prossimi video. Un bacione e buona giornata! Ciao!